Ho parlato nei giorni scorsi con la venuta anche dell'assessore regionale Marco Gabusi dell'abolizione di numerosi passaggi a livello. Oggi la firma del protocollo, ci spieghi. Oggi è un giorno importante, io lo definirei storico per il territorio biellese perché oggi si firma un protocollo con il quale si prevede la chiusura di tutti i passaggi a livello sulle tratte ferroviarie, su tutte e due le tratte ferroviarie biellesi, cioè quelle che da Biella scende verso Novara e poi se ne va verso Milano e quella che da Biella scende verso Santhià e da lì poi ci dirigiamo genericamente verso Torino. Quindi la chiusura è prevista di tutti i passaggi a livello, chiaramente i tempi sono diversi, ci sono dei passaggi a livello che verranno chiusi tra pochi giorni perché dal momento della sottoscrizione sono previsti 30 giorni, se ricordo correttamente, per chiudere i passaggi a livello senza opere. Ci sono invece passaggi a livello che chiaramente necessiteranno di anni per essere chiusi, perché bisogna chiaramente andare dall'altra parte della strada con opere importanti. Però da oggi, o meglio da domani, RFI inizia la progettazione. È veramente un giorno importante per due sorti di problemi. Primo, perché ci collega più velocemente gli altri territori, perché la chiusura dei passaggi a livello vuole dire risparmio di tempo, il treno evita sostanzialmente di accelerare e poi decelerare via discorrendo alla presenza di ogni passaggio a livello. Secondo, perché garantisce una maggiore sicurezza per tutti, sia per gli automobilisti che per lo stesso treno, e quindi ci permette di lavorare sull'aumento della velocità del treno. È perché appunto il tutto comporta statisticamente una riduzione notevole della percorrenza, quindi è un giorno veramente importante. Allora, tra l'altro, insomma, ricordiamo i numerosissimi guasti che poi rallentavano i già lenti convogli in direzione Biella, quindi sono diversi comuni che hanno sottoscritto, non senza difficoltà, in alcuni distretti insomma i cittadini si sono anche opposti. Sì, quello che ha detto prima è corretto, nel senso una delle motivazioni per le quali accelereremo i collegamenti è quella che un passaggio a livello chiuso è un passaggio a livello che non si può guastare e viene bypassato in un altro modo. Sui sindaci io esprimo una grande gratitudine, l'ho detto prima ai colleghi, perché senza di loro non saremmo riusciti a fare questa grandissima operazione. Non c'è mai solo un soggetto che conduce un'operazione, ce n'è una pluralità. Qui da ringraziare sono i sindaci, la parte regionale nell'assessore, nel consigliere Mosca, nei vari funzionari, la provincia ha tirato le fila e anche la parte privatistica, se vuole, perché su questa anche Unione Industriali ha fatto la sua parte. Per quanto riguarda alcuni distretti è chiaro che quando, insomma, io faccio il sindaco e so perfettamente che quando cambi un'abitudine di un tuo territorio nell'immediato c'è oddio che cosa succederà, ed è giusto che ci sia così, quindi i sindaci hanno ragionato con i propri territori e hanno fatto delle proposte che RFI ha accolto, quindi di fatto le opere che verranno fatte per sorpassare un passaggio a livello sono tutte concordate con le amministrazioni comunali nella bozza e poi adesso nei progetti definitivi sui quali inizierà a lavorare da domani RFI.